Allora amici, lo vedo già in video, ma sicuramente anche voi. Don Luigi Merola con noi, ospiti all'Antivirus, fondatore di A Voce de Creature, sempre in prima linea per aiutare gli altri. Ben trovato Don Luigi. Pace bene a tutti. Pace bene a te. E a te, Claudio. Grazie, grazie. Pace bene a te e naturalmente a tutti i bambini che ti circondano sempre. Quali sono le attività e in che modo stai trascorrendo queste giornate? Certo, la Fondazione A Voce de Creature risponde al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dovuto riprogrammare le sue attività. Purtroppo i ragazzi si sono tornati a casa perché non ci possono essere sembrapunti, non ci possono essere più cuori, questa è una scuola che ha una creatura e ha dovuto sottolineare le attività. Però siamo aiutati da tanti in questo momento, cioè aiutare le persone anziane, le famiglie più bisognose, da un giorno in casa con volontari per le spese. Certo, mi sembra che le attività non siano troppo cambiate, nel senso che comunque continuano ad andare avanti, i bambini sono sempre molto partecipi, quello che cambia naturalmente è il contatto fisico, perché lo abbiamo detto, non ci si può sfiorare, non si può interagire fisicamente, però A Voce de Creature fa comunque sempre ascoltare. Sì, la Voce de Creature è sempre impegnata in questo particolare nascita, che è stato della vicinanza della stazione centrale di Napoli, una villa conquistata dalla Camorra, è diventato negli 12 anni di storia un punto di riferimento del territorio. Siamo in rete con la municipalità, la quarta municipalità, e per anche con un sacco di elenchi di ognuno, dove spesso andiamo noi a vivere di prima necessità. Momento difficile, Don Luigi, soprattutto per questa Pasqua. È stata una Pasqua sui generis, diversa, certo, rispetto a tutti gli anni che l'hanno preceduta. Insomma, è stata una Pasqua nella quale non ci siamo potuti parlare fisicamente. Che aria si è respirata lì? La Pasqua che abbiamo celebrato quest'anno è stata una Pasqua senza celebrazione. Tutti abbiamo sentito la messa del Santo Padre, oppure quelli del territorio, quattro canali privati. È mancata l'Eucaristia, però l'Eucaristia più importante è stata l'aver celebrato la vittoria della vita sulla morte. Adesso però ascoltiamo per un istante, lo vedo già in video per la verità, Gianni Cacace, segretario dell'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, che vuole naturalmente raccontarci la maniera nella quale sta interpretando questa quarantena, certamente in chiave ottimistica. Gianni Cacace, ben trovato all'Antivirus. Grazie, buon pomeriggio, grazie di avermi chiamato. Come voi sapete, noi attiviamo molta solidarietà in tempo ordinario. In questo tempo straordinario abbiamo messo in campo altre iniziative, però questa volta l'abbiamo fatta in sinergia con gli altri. Per evitare di fare progetti individualisti, l'abbiamo fatta assieme ad altri. Ci siamo aggregati assieme all'associazione L'Altra Napoli, che ha ideato un progetto che si chiama Invisibili, progetto che prevede una spesa complessiva di oltre 200.000 euro, a cui noi abbiamo partecipato con la nostra testimonianza, e questo progetto prevede la possibilità di dare per 3 mesi settimanalmente a 500 famiglie una spesa settimanale che viene portata direttamente a casa dalle botteghe artigiane. Abbiamo fatto una convenzione con le botteghe artigiane e non con le catene dei supermercati, proprio per dare la possibilità anche a queste botteghe artigiane di potersi vivere in questo periodo di grande difficoltà. Con l'ospedale dei Pellegrini diamo dei ticket dove loro possono spendere nei supermercati quelle che vogliono. Grazie di cuore allora Gianni Cacace, segretario dell'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, per essere stato in nostra compagnia, per averci manifestato quelli che sono dei progetti importanti e concreti, soprattutto aggiungerei, sul territorio. Grazie ancora. Grazie a te, Claudio. Don Luigi, tu sei sempre molto seguito anche sui social network, dalle nuove generazioni ti senti di inviar loro un messaggio di ottimismo, di fiducia, anche perché no, di passione, no, per convivere meglio con questa situazione molto critica e per cercare, se possibile, di uscirne quanto prima. Come interpretare questi giorni di quarantena che ancora ci dividono dalla normalità? È il messaggio che ho sentito dentro di me in questi giorni di quarantena, ma in tanti altri educatori, collaboratori,
è un messaggio in cui ognuno di noi ha scoperto che non è lui l'infinito, il potente, l'eterno, ma facciamo parte di un cosmo, di un mondo dove ognuno deve darci un contributo. Abbiamo riscoperto innanzitutto le relazioni all'interno delle nostre famiglie, siamo stati toccati, abbiamo riscoperto il ruolo anche dei genitori, vicino ai bambini. Grazie di cuore allora a Don Luigi Merola. Pace e bene a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata dell'Antivirus.